Allora, bene, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati anche a coloro che si sono mossi da un'aula all'altra. Qui si può spostare, sì. Ricominciamo. Ci troviamo qua ad aule riunite per ragionare un po' e portare, visto che stiamo iniziando, in alcune aule abbiamo già iniziato o nei prossimi giorni in altre aule si inizierà a parlare di branding, e proviamo a vedere se già parlato, ovviamente del brand ne abbiamo parlato come tema, un po' uno dei leitmotiv del corso. Entreremo poi a spiegare un po' alcune delle dinamiche più nello specifico nei prossimi incontri. Partiamo invece, entriamo rapidamente all'interno del tema grazie alla testimonianza di Rifra e di Matteo Rivolta, che è il suo AD, a cui lascerò poi il compito di spiegarvi esattamente chi è Rifra, che cosa fa, e ci racconterà un po' del progressivo ma anche molto rapido riposizionamento, quindi parliamo anche di innovazione. Riposizionamento del brand, o meglio, creazione di un brand e suo posizionamento nel premium market, quindi nella parte alta del mercato. Siamo nel mondo delle cucine e del tutto l'arredo, non solo cucina ma anche arredo bagno, quindi del design e tutto il mondo dell'arredamento. Okay? Ci fa piacere avere qua Matteo, non solo perché è evidentemente un caso di successo, ma anche perché non tantissimi anni fa si trovava come voi, un po' di anni fa, si trovava dove siete seduti voi in questo momento, ha frequentato l'Università Cattolica come voi qui, e da lì poi è partito il suo percorso da imprenditore. Quindi è doppiamente un piacere averlo qua, proprio per dimostrarvi come la messa a frutto di competenze che poi sono state evidentemente arricchite lungo la strada ha consentito di portare a creare un brand di successo come quello di Rifra. Lascio a Matteo la parola per introdurvi al caso. Grazie Francesca per l'invito e grazie a voi per il vostro tempo. Beh, si è dimenticata di dire che io in classe con lei, cioè abbiamo fatto lo stesso percorso. Devo dire che nonostante siano passati qui 10-15 anni, looks better. Molto meglio rispetto a quando eravamo ventenni. Come abbiamo detto, appunto, io sono nato dentro qua a livello di studio, quindi mi fa piacere tornare. E oggi presenterò quello che è la mia azienda nel senso perché è circa 6-7 anni che ne sono proprietario e sono l'amministratore, mentre ho iniziato la mia carriera appunto da dipendente nell'ufficio tecnico facendo disegni. Dopodiché ho fatto un po' un percorso di vendita, prima ho sentito che state parlando di vendita, ecco, cosa che io non ho seguito all'università perché all'epoca non c'era, quindi me la sono studiata sul campo, quindi con la valigetta andando dai clienti con il catalogo a vendere i prodotti. Dopodiché sono ritornato e mi sono con un mio socio acquistato l'azienda per la quale lavoravo e adesso ne sono amministratore e presidente. Dunque il computer è questo, ok. Quindi chi sono e chi siamo? Chi sono l'ho già detto, chi siamo? Siamo un'azienda, si chiama Rifra, come vedete sotto, in basso a destra. Siamo un'azienda storica, si può dire, del settore dell'arredamento italiano. Siamo nati nel 1970 e all'inizio avevamo una produzione conto terzi. Quindi cosa significa conto terzi? Significa che non vendavamo noi con il nostro catalogo i nostri prodotti al mercato inteso come consumatore finale, ma lavoravamo per altre aziende del settore del mobile, in particolare dell'arredo bagno. E all'epoca questa azienda dell'arredo bagno era la più grande azienda italiana di arredo bagno, quindi noi producevamo mobili dalla nostra produzione, conto terzi, quindi non veicolando il messaggio di marketing al consumatore finale, ma appunto appoggiandosi a un'azienda di terza che aveva un suo marchio. Poi per ori di gestione finanziaria questa azienda è andata in default e noi abbiamo acquisito la forza vendita, quindi gli agenti di commercio sul territorio italiano, quelli che fisicamente vanno a fare le visite al punto vendita, e
lo studio di design che li seguiva, quindi la direzione artistica. Ovviamente poi abbiamo salvato anche un bel po' di clienti, clienti intesi come distributori del prodotto, perché avevano bisogno del prodotto, appunto perché l'altra azienda era in default, e gliel'abbiamo fornito. Da lì abbiamo iniziato a fare i nostri cataloghi a Redo Bagno. Dopodiché abbiamo iniziato a esportare nel 2003 negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti abbiamo capito che c'era un mercato anche per la cucina, e da lì è nato il concetto di categoria kitchen and bath, bagno e cucina, che dopo vedremo meglio. E quindi abbiamo iniziato a fare cucine senza catalogo solo per i nostri clienti americani. Dopo 10 anni di expertise, nel 2014 abbiamo presentato la collezione cucina Rifa al Salone del Mobile di Milano. E in 4 anni devo dire che abbiamo raggiunto dei traguardi invidiabili e sicuramente di successo. Questa, ad esempio, è una villa in Toscana e il cliente è stato attratto dal nostro marketing e ha scelto questo prodotto, e noi ovviamente l'abbiamo realizzato, prodotto, trasportato ed installato. Quindi oggi un nostro importante sviluppo di business è il consumer, quindi il consumatore finale di alta gamma che desidera un prodotto di qualità di design per la sua abitazione. Questo, ad esempio, è un'altra cucina che abbiamo installato qua in provincia di Milano, a una giovane coppia che anch'essi sono usciti, ci hanno cercato, ci hanno trovato, hanno cercato l'esigenza cucina di design, ci hanno trovato e abbiamo concluso una delle tante cucine appunto chiuse, installate e consegnate. Un'altra modalità di business, quindi un'altra business unit, è invece il business to business, non inteso a distributori e punti vendita che li abbiamo soprattutto nel nord Europa, in Francia, per l'Arredo Bagno, ma inteso come developer. Quindi i developer sono, a differenza dell'Italia, anche se a Milano adesso si sta avvicinando a New York, non è il privato che sceglie la cucina e il bagno, ma il developer utilizza la cucina e il bagno come elemento di posizionamento, poi vedremo cos'è, del suo progetto nel mercato, anche perché la legislazione obbliga, in caso di grattacieli, di palazzi come questo, qui siamo a Dumbo, a New York, l'inserimento di cucina e bagno, quindi il cliente finale si trova la cucina e il bagno già installata, pronta all'uso. Quindi poi qua c'è tutto un discorso di marketing sul posizionamento, eccetera, eccetera. Però in questo caso, ad esempio, la signora Smith non sceglie la cucina e il bagno, se la trova già installata, il developer fa una sala campione per mostrare l'appartamento agli acquirenti dell'appartamento stesso. Qui ad esempio abbiamo fornito 45-46 cucine e il triplo dei bagni, perché ogni appartamento ha 3 bagni. Già chiavi, diciamo, al developer che dopo si è occupato del montaggio. Questo è l'interno di uno degli appartamenti di New York con la nostra cucina a doppia isola, che è diventata anche un elemento visual del nostro logo, che poi vedremo. Adesso vorrei iniziare a partire con, voi siete una classe di marketing, l'inconvenient truth, cioè la bugia necessaria, la verità necessaria che vi devo dire è che il marketing non esiste. Non è che io sia impazzito, esiste, ma in realtà il marketing è una derivata del branding, ovvero del brand positioning. Quindi non si può fare marketing se prima non si è sviluppato un brand proprio, prodotti propri, una distribuzione propria e un messaggio chiaro da veicolare al consumatore finale. Il marketing utilizza il brand e il brand positioning per comunicare, ma un marketing senza sopra il brand o il brand positioning non serve, anzi fa danni al brand stesso, perché magari comunica cose sbagliate. Quindi il brand positioning. Il brand positioning appunto è una derivata, il marketing è una derivata del brand positioning ed è poi, vedremo anche dopo come, importante che non è solo filosofia, ma impatta anche sul conto economico dell'azienda e sulla valutazione dell'azienda stessa nelle fasi finali dell'azienda, quindi quando si deve quotare in borsa, piuttosto che aprire gli investitori esterni. Questo signore è Mr. Sloan Jr., che dal 1920 al 1950 fu
Presidente, chairman e amministratore delegato, nonché ideatore della General Motors, che sotto la sua guida è diventata l'azienda industriale più importante di tutto il mondo, non solo dell'automotive. Pronto? Ok. Questa era l'inaugurazione di uno delle sue stabilimenti, il 25esimo pezzo prodotto di una Chevrolet. E questo signore ha scritto anche un libro che io ho letto e vi consiglio di leggere, che si chiama My Years with General Motors, dove racconta i 30 anni di carriera in General Motors. E sostanzialmente ha fondato le basi, senza neanche saperlo, inconsapevolmente, ha fondato le basi immortali del branding. Quelle basi che anche oggi le aziende di successo usano. Ad esempio, ha introdotto sul mercato il concetto di obsolescenza dei prodotti programmata. Quindi, attraverso modelli annuali perché producevano automobili, l'invecchiamento programmato della produzione per stimolare una nuova domanda del mercato è nata da Sloan nel 1900, tra il 1920 e il 1930. E qua si lega alla psicologia del consumatore, perché il branding, il brand positioning e poi il marketing è solamente una questione di psicologia. Poi vedremo bene di cosa parlo, ma è logico, e oggi quelli che utilizzano meglio la strategia dell'invecchiamento programmatico della produzione, quindi l'obsolescenza programmatica, è l'azienda più ricca al mondo che fa questa roba qua, cioè l'iPhone della Apple. E capite bene che un consumatore non compra l'iPhone nuovo perché ha più memoria, ha più giga o ha più pixel. La razionalità del cervello che ti porta a investire una certa cifra, ma l'acquisto è irrazionale, è la parte emozionale del cervello che ti fa veicolare verso questo tipo di acquisto che non serve, affinché nel determinato inner circle delle persone che si frequenta, essi capiscano che tu puoi permetterti di avere questa determinata automobile aggiornata o questo determinato telefonino aggiornato. Questa è la sintesi dell'obsolescenza programmata e perché si fa l'obsolescenza programmata, per stimolare l'intelligenza emotiva delle persone, cioè la parte emotiva delle persone, a un nuovo acquisto, che non si fonda su base razionale. La base razionale viene spiegata per supportare la parte emozionale del ragionamento. È ovvio che poi ci devono essere le caratteristiche tecniche a livello, però non si compra un prodotto per le sue caratteristiche tecniche. Siccome oltre l'obsolescenza programmata ha introdotto anche la scala di valore del brand. Nel 1921 sviluppò, manca un accento, una strategia di differenti brand con un differente posizionamento di prezzo, quindi azienda General Motors, differenti brand sotto, in concorrenza con la Ford che all'epoca aveva solamente la Model T, che comunque è un Focus. Quindi nel 1921 cosa ha fatto questo signore? Si è messo lì, ha creato questi brand, li ha presi e a ognuno ha dato una mission, una specifica target di mercato al quale rivolgersi. Quindi Chevrolet, entri nel mondo GM con Chevrolet. Chevrolet partiva da 450 dollari a 600 dollari. Pontiac da 600 dollari a 900 dollari. Oldsmobile da 900 a 1200. Buick da 1200-1700, fascia lusso Cadillac 1700-2005, da qui poi i famosi detti è la Cadillac delle cucine, la Cadillac dei telefoni, la Cadillac dei computer, perché ovviamente sul mercato americano era l'automobile più costosa. E una Chevrolet non poteva costare più di una Pontiac, un Oldsmobile non poteva costare più di una Pontiac non poteva costare più di un Oldsmobile. Una Buick non poteva costare meno di un'Oldsmobile e una Cadillac doveva costare necessariamente di più rispetto a tutta la gamma General Motors, in particolare la Buick. E gli insider cosa dissero? Questo è un famoso detto che ho scovato in un libro, e gli insider, quindi chi lavorava in General Motors all'epoca, diceva: Chevrolet, queste non sono mie, ma appunto is for the hot boy, cioè per le persone, per la gente. Pontiac è per poor but proud, Oldsmobile for comfortable but discreet, Bike for the striving, cioè per quelli che vogliono arrivare, quindi quelli in carriera, e Cadillac per i ricchi. Quindi ogni segmento di mercato aveva un suo target ben preciso.
E il gioco di, che dopo è stato ripreso, vediamo da chi, il gioco di Sloan è stato: tu entri all'inizio con questo determinato prodotto perché magari sei giovane, puoi permetterti una Chevrolet, però poi ti porto anno dopo anno, decenni dopo decenni, ad avere alla fine, a un certo determinato punto del tuo percorso, una Cadillac. E l'acquirente faceva tutto un percorso all'interno dell'azienda General Motors. Ok? Perché anche in questo caso a prodotto simile, se non uguale, un conto è farsi vedere con una Chevrolet dall'inner circle, dagli amici, dai familiari, dai colleghi, un conto con una Pontiac, un conto con una Buick, un conto è con una Cadillac. Il concetto di positioning è nato didatticamente invece da Allways e Jack Trout, che scrissero una serie di articoli nel 1972 per la rivista di pubblicità più famosa al mondo, Advertorial Age, e poi nel 1981 scrissero il libro che è diventato una pietra miliare del marketing, e anche questo è da leggere, anzi da studiare, Positioning: The Battle for Your Mind. Quindi in questo caso si va a mettere nero su bianco che il marketing e il branding è una questione di cervello. Ok? Il prodotto arriva dopo, le caratteristiche del prodotto arrivano dopo, prima si colpisce la parte emozionale del cervello del consumatore. Quindi il marketing, facciamocelo dire da Mr. Rees, il marketing non è, non sono, non è un prodotto, cioè non è un prodotto, non si parla di prodotti, delle loro caratteristiche, della loro qualità, ma è solamente una percezione. Quindi la realtà non esiste, esiste una percezione. Okay? Come le persone percepiscono il prodotto. La realtà non esiste, quello che noi chiamiamo realtà, cioè praticamente è Matrix, quello che noi chiamiamo realtà è una percezione della realtà che noi creiamo nella nostra mente. Quindi il compito del marketing è costruire un brand nella testa del cliente, prospect è il potenziale cliente. Qui ci sono 12 righe dove si spiega cos'è il marketing. Ok? Ok, quindi lo rispiega. Nel 2017 purtroppo Jack Trout è venuto a mancare e quindi ha scritto ancora un altro articolo su Advertising Age ribadendo i principi del branding e del posizionamento. Quindi nel 1972 e nel 1981, invece di concentrarci sul prodotto, ci siamo concentrati sulla mente del prospect, potenziale cliente. I principi del posizionamento derivano dallo studio del processo decisionale della mente del cliente. Ok? Adesso, prima di entrare un attimo nel tecnicismo del branding, volevo invece avvicinarmi a un concetto più economico, che è fondamentale da capire. Ok. La realtà, perché poi si debba sviluppare una politica di branding e di marketing, soprattutto per le PMI italiane, è questa qua. Oggi qual è la situazione? La situazione di oggi è questa. Quindi, aspetta che devo switchare, giusto? Ok. Oggi noi abbiamo le PMI che sviluppano un prodotto di altissima qualità. Ok? E quindi cosa la porta questo? Le PMI italiane, eh? Ad avere una formulazione del prezzo, un messaggio di marketing basato sulle caratteristiche del prodotto e quindi entrano nel rapporto per vendere, per comunicare un messaggio e per vendere. Parlano di rapporto qualità-prezzo. Questa è, ci deve essere un bel divieto nella comunicazione aziendale. Perché
Perché questo è quello che fa chiudere le aziende, soprattutto in Italia, perché in Italia abbiamo i costi di produzione più elevati al mondo, compreso gli Stati Uniti, compreso il Giappone, quindi produrre una Mazda o una Lexus in Giappone costa di meno che produrre una Fiat in Italia. Okay. Abbiamo il fisco più complesso al mondo, abbiamo non solo il fisco più complesso al mondo, ma il fisco più esoso al mondo. Quindi se io salgo con la qualità, salgo col prezzo, scendo con la qualità, oppure scendo col prezzo, il margine mi rimane sempre lo stesso, cioè poco, perché abbiamo i costi più elevati del mondo. Quindi, poco. Questa roba qui, senza branding e senza marketing, si produce in una scarsa valore dell'azienda. Ok? Quindi PM italiana, non c'è marketing, non c'è branding, prodotto di qualità, rapporto qualità-prezzo, che porta spesso alla chiusura, soprattutto nel mio settore ce ne sono saltate decine di migliaia di aziende dal 2000 ad oggi, dal 2008 a oggi, che comunque producevano un prodotto di livello, poco margine, costi elevati del sistema Italia, e non ci si può fare niente, cioè non è che puoi non pagare le bollette, se no ti staccano l'energia per produrre i prodotti. E quindi, se si riesce ad andare avanti, lo scarso del valore dell'azienda. Quindi cosa succede? Aziende non quotabili o non vendibili. Ora, ok, questo è il quadro di oggi. Invece, se si va a produrre una politica di branding, anche nelle PMI, ma soprattutto nelle PMI, soprattutto nelle PMI, cosa succede? Quindi PMI, abbiamo prima branding, quindi categoria, posizionamento sul mercato, marketing, advertising, cioè qui ci sarebbe anche PR, che sono la publicity, quindi i giornali, advertising. Queste due fanno leva sul cervello del consumatore. E se questa cosa è stata fatta correttamente, se il branding è stato fatto correttamente, l'azienda si può posizionare in una fascia alta di mercato, quindi alta gamma. Con un prodotto di alta gamma sostenuto da un branding efficace, si va a superare le difficoltà del sistema Italia, quindi costi elevati. Lì si maschera, ok? Nel discorso del prezzo alto. Questa roba qua poi porta un elevato valore dell'azienda. Sì. Mi spiace, Matteo. Vai. Allora, traducendo rispetto a quello che abbiamo visto nelle diverse aule, quello che ci sta dicendo il dottor Rivolta è che un prodotto di qualità, se non ha un brand che diventa il vettore relazionale rispetto alle percezioni del consumatore, rischia di implodere. Perché a quel punto non riesce a traghettare significato, senso, caratteristiche al consumatore finale. E quindi il brand diventa il vettore relazionale che consente di giustificare anche un certo livello di prezzi. In assenza di questo meccanismo, un prodotto, come diceva prima, di elevata qualità rischia di non essere percepito e quindi rischia di non essere riconosciuto come tale dal consumatore, quindi rischia di non essere pagato per quello che tra virgolette vale. Quindi questo meccanismo rischia di incepparsi perché manca l'aspetto di percezione delle caratteristiche, quindi del valore da parte del consumatore che lo riconosce
e a quel punto lo, come dire, lo remunera attraverso il prezzo. Questa è un po' la logica. La ritroviamo nella PMI in maniera particolare, perché la piccola media impresa, come dire, soffre questo aspetto e per anni ha pensato che investire sul brand non fosse un'idea sensata, fosse uno spreco, fosse un investimento inutile. Via via nel tempo, man mano che le aziende hanno chiuso, le piccole e medie imprese hanno chiuso, sta cominciando ad emergere questa consapevolezza della rilevanza della messa a sistema di tutte le leve del mix, dove il brand in questo caso diventa il vettore relazionale. Giusto? Esatto. E per chiudere questo discorso poi, quindi valore azienda derivante dal branding e quindi da una fascia di mercato più alta, e questo si traduce in una valutazione elevata dell'azienda, perché il valore dell'azienda è determinato dal posizionamento del marchio, quindi il valore azienda, quindi i soldi, è determinato dal posizionamento del marchio. Più sono alto come posizionamento, più la mia azienda vale, perché più sono alto, più ho prezzi alti a parità di costi, quindi il mio EBITDA, Earning Before Interest, Depreciation, Taxation and Amortization, sarà più alto. E questo cosa succede? Perché le aziende oggi si valutano così, quindi avremo l'EBITDA, per il multiplo di settore, sono come i medici, scrivono, non si capisce, meno posizione finanziaria netta, cioè i debiti, uguale valore azienda. Ok, quindi al di là della filosofia, il valore dell'azienda, che è determinato dal posizionamento, è determinato da un EBITDA, che in questo caso sarà alto perché faccio prezzi alti, ok? Perché è giustificato da una politica di branding. Il multiplo di settore, sono la meccanica a 3, il lusso a 12, la Ferrari, adesso c'ho qua una tabella, ve la dico, la Ferrari è 15, Moncler è 16, Hermès è 21, Tata, Fiat, Peugeot hanno 2, 3, quindi a seconda del posizionamento del settore anche il multiplo di settore può variare da 3 ai 12, diciamo che 10, 12 è un posizionamento di elevato, meno debiti, ok, uguale valore dell'azienda, quindi fatturato EBITDA, quindi l'EBITDA di un, ad esempio, 15% di un fatturato per un multiplo di settore, meno i debiti, uguale valore dell'azienda. Quindi il posizionamento serve a determinare il valore dell'azienda. Mi quoto in borsa, la cedo a un fondo di investimento, la lascio ai miei figli, ok, qualsiasi cosa che voglia fare, però parto da un valore di azienda alto, determinato da una politica di branding, ok? Questo è un tecnicismo che però è necessario comprendere, perché per far capire che il branding non è solo una filosofia, qualcosa scritta sui libri, ma è un qualcosa che bisogna applicare per poi far salire il valore dell'azienda. Mi permetto di fare solo una battuta con tutta la concretezza dell'imprenditore Brianzolo, che non so se avete capito, esce fuori, nel senso ci va bene, ci interessa fare branding perché porta a un ritorno rispetto al valore che l'impresa acquista. Perché poi alla fine quello, cioè l'analisi del branding e del marketing parte sempre da un'analisi dei numeri, non si può fare senza un'analisi dei numeri. Anche questo penso che vi risuoni, no? Si parte sempre dai numeri e quindi dalla ricerca di creare. Quindi il posizionamento, tornando invece al marketing, nasce appunto analizzando come è. E quindi la cosa principale da dire è che bisogna sempre prima pensare come categoria, quindi prima del branding c'è la categoria, quindi i consumatori usano le categorie per memorizzare le marche che gli interessano, quando
i consumatori pensano a qualcosa, pensano prima alla categoria piuttosto che alla marca. Cosa vuol dire? Cucina e bagno è una categoria, auto di lusso è una categoria, fuori strada SUV è un'altra categoria, auto sportiva è un'altra categoria, orologio di lusso è un'altra categoria, quindi categoria e poi brand. Per ogni categoria c'è una scala nella mente, quindi il cervello delle persone pagina per categoria e all'interno di questa categoria tiene a mente massimo 4 marchi, ok? 4 brand, 4, 5, insomma, pochi. E ci sono 4 strategie che i brand possono usare, quindi che voi da brand dovreste sapere, che sono appunto, se siamo in presenza, se lavoriamo con un'azienda che è assoluto leader di settore, la strategia corretta è quella di giocare in difesa. Quindi largo uso di pubblicità per difendere la posizione di leadership. Esempio, la Coca-Cola e la New Coke. Questa, nella mente della persona e del consumatore, in largo uso e consumo, è la Coca-Cola, quindi bottiglietta a forma di Coca-Cola con l'ingrediente segreto della Coca-Cola che l'ha fatta diventare la bevanda più diffusa in tutto il mondo. Pepsi, all'epoca, usò una strategia di attacco, che dopo vedremo, appunto essendo il numero 2 correttamente, che ha posizionandosi come la bevanda dei giovani, quindi squalificando, mettendo in difficoltà per la prima volta nella storia la Coca-Cola. Quindi la risposta di Coca è stata la New Coke. La New Coke è stata una risposta sbagliata a un attacco di Pepsi, modificando l'ingrediente segreto, quindi rendendola più dolce, ha subito una rivolta dei consumatori che è durata circa 2 mesi fino a quando Coca-Cola ha ritirato dal mercato la New Coke per tornare alla classica Coca-Cola. E la strategia che Pepsi ha usato per trarre in inganno Coca-Cola è stata proprio questa. Quindi se non sono il numero 1 ma sono il numero 2, utilizzo un ben preciso punto di attacco colpendo il punto debole del numero 1, del leader, stringendo attacco solo in quel punto, esempio la Pepsi Generation. Quindi a metà degli anni 80 Pepsi uscì con questo tipo di advertising, è anche poi stato fatto degli spot televisivi con Michael Jackson, ok? E comunicava ai giovani che basta la Coca-Cola perché è quella che consuma tuo papà e tuo nonno, tu che sei giovane, sei la new generation dell'America, bevi la Coca-Cola, bevi la Pepsi-Cola. Quindi netta differenziazione tra io giovane, figo, bevo la Pepsi, Coca, bevanda per gli anziani. In realtà poi questo ha prodotto che anche la fascia di media, diciamo di popolazione media, quindi i quarantenni e anche i sessantenni, iniziano a transitare verso Pepsi per non sentirsi più considerati gli anziani, ok? Per sentirsi giovani. E questo ha funzionato bene, è stato l'unico periodo nella storia della Coca e della Pepsi dove Pepsi sopravanzò grazie all'attacco, dando l'inganno a Coca-Cola che produsse la New Coke, appunto sorpassando le vendite Pepsi sorpassando le vendite Coca-Cola. La strategia delle 4, che è quella che uso io, è il fiancheggiamento. Come in guerra, io fiancheggio il nemico non per colpirlo, ma per lavorare i fianchi. Quindi non ma si attacca il leader in una zona dove il leader ha una posizione dominante, quindi anche spostandosi in determinate zone dove il leader non è presente. Ad esempio Chrysler, guidato da Lee Iacocca, che è un altro manager molto importante, forse dopo Sloan il più importante dell'automotive americana, che sollevò Chrysler dalla prima bancarotta attraverso una produzione del minivan. Quindi il famoso minivan di Chrysler è stato il primo e gli unici a produrlo, posizione dominante, non attaccando direttamente General Motors o Ford nelle berline, ma andandosi a creare una nuova categoria, quindi creazione di nuova categoria, primo nella mente del consumatore. Noi, ad esempio, abbiamo invece innovato il modo di distribuire i prodotti, quindi apriamo negozi di proprietà e vendiamo direttamente, senza intermediari, il prodotto cucina all'utente finale. Quindi non ho copiato il leader, ma
sono andato a sfruttare un punto debole che ho a sua disposizione. Ok? Questo è un filmato degli anni '80 dove c'era Lilia Cocca, ve lo vedete su YouTube, c'era Lilia Cocca che presentava il minivan. Quindi in un'epoca dominata dalle berline, non va, vabbè, fa niente. In un'epoca dominata dalle berline, il minivan fu il nuovo posizionamento di Chrysler, che gli consentì di guadagnare moltissimo, perché era l'unico. In questo caso c'è stato il rebranding invece di IFA, rebranding che è stato studiato da... siamo passati da un logo bello ma semplice, fatto da un grafico italiano, andando a variare delle piccole cose, quindi... Abbassando la I, dalla I grande alla I piccola, inserendo un visual, quindi la doppia cucina che poi abbiamo visto anche a New York, il visual si collega emozionalmente al payoff, ok? È il martello che pesta il chiodo nella testa del cliente, e invece la categoria, il payoff, che sì, è un capolavoro di Oris che praticamente parte dalla categoria, quindi quello che abbiamo visto prima, che categoria è? Kitchen and Baths. L'idea differenziante o la unique selling proposition, quindi quello che differenzia l'azienda dalle altre, dai competitor, che è il direct, quindi modalità di vendita, dove abbiamo la distribuzione invece significa che produciamo direttamente i prodotti, e il From Milano, che è il posizionamento dell'azienda sul mercato. Quindi quello che è Parigi per Lancôme per la cosmetica, Milano è per il design, quindi ce l'ha fatta sfruttare come posizionamento di marchio, quindi posizionamento di fascia alta. Quindi in un payoff abbiamo riassunto la categoria, l'idea differenziante e la fascia di mercato dell'azienda. La quarta strategia è quella della guerriglia. Guerriglia che intende come identificare un segmento, una piccola nicchia che è differente dal mercato del leader e difenderla strenuamente. Quindi la differenza tra il flanking e l'affiancamento è andare a coprire una zona dove il leader non è presente. Invece in questo caso la guerriglia è una nicchia del mercato dove lui è completamente assente e difenderla strenuamente. Quindi la strategia che secondo me potrebbe usare gli artigiani italiani, come chi produce salti, abiti su misura ma non ha un brand, è quello di avere un prezzo altissimo come la Rolls Royce e differenziarsi dalle marche di moda che sono comunque abiti confezionati. Pure anche Jeep registra aumenti di vendita a doppia o tripla cifra proprio perché è esploso il mercato dei SUV e lui è dominante Jeep proprio in quel tipo di mercato. E appunto la Rolls Royce è sull'Olimpo delle autovetture più costose al mondo, partono da 300.000 euro, Ferrari parte da 200.000 da un'altra cosa, però diciamo che sotto quello non scende e difende estremamente la nicchia di mercato che si è costruita. Quindi brand positioning è categoria, ok, posizionamento del marchio, quindi categoria, brand e strategie per vendere, diffondere il messaggio del brand attraverso il marketing. Quello che invece abbiamo visto un sacco di esempi degli anni '80, ma secondo me la strategia migliore oggi di branding e posizionamento, quella che General Motors non ha più, perché oggi una Chevrolet può costare più di una Cadillac, e quindi si è andata a perdere il vantaggio competitivo di Sloan, quindi il consumatore non riconosce più nei marchi GM una scala. L'ha invece creata Volkswagen Group attraverso anche una tecnologia brevettata, quindi della condivisione dei pianali, e ad esempio in questo caso un'unica piattaforma, la piattaforma PL73, si va a produrre quattro autovetture molto simili, se non uguali, cambiando l'estetica, alcune anche nella stessa fabbrica di produzione,
andando a lavorare sugli interni, sui motori, ok, ma la macchina è la stessa, a prezzi completamente diversi. Quindi la partenza è la Volkswagen a 60.000 euro, poi stessa macchina, proprio gli cambiano il paraurti, 40% in più, Porsche. Quindi il consumatore che a parità di macchina vuole differenziarsi è disposto a spendere 40% in più rispetto alla Volkswagen per girare con un marchio diverso, a parità di prodotto. Okay, quindi si lavora nella percezione del marchio nella testa del cliente, perché il prodotto è lo stesso. La stessa cosa Bentley, 300%, Lamborghini, 350%. Okay? Cambia il motore, cambiano gli interni, ma il ragionamento è: io devo differenziarmi e quindi sono disposto a spendere di più affinché l'Innon Circle mi riconosca che io sono un consumatore di una determinata fascia di mercato. Oggi, secondo me, l'erede di Sloan e di Iacocca è un manager italiano che si chiama Luca De Meo, che ha fatto suo i principi di Sloan. E questo è perché io chiamavo Sloan i principi immortali, perché nonostante le nuove tecnologie, internet, i nuovi tools, queste strategie non cambiano mai. Okay? Quindi Luca De Meo, classe 67. E questa è un'intervista che ha lasciato un mese fa, a quattro ruote, quindi non 20 anni fa. L'idea è di attrarre i giovani under 40 all'interno del gruppo VAG, quindi Volkswagen, quello che abbiamo visto prima, per poi farli crescere tra i marchi di casa, quindi da Seat a Volkswagen, da Volkswagen a Audi e poi per chiudere a Porsche. Ok? Tanto è vero, che cosa è successo? Quindi, poi la domanda è stata chiesta, quindi la strategia di Sloan funziona? Sì, la strategia di Sloan funziona e la stiamo mettendo in pratica. La risposta è stata che è stato nominato l'anno scorso CEO dell'anno da Automotive News Europe. Ok, quindi la strategia di branding e posizionamento è quella che anche oggi porta al successo un'azienda come Volkswagen rispetto a tutti gli altri competitor che non la applicano. Stessi brand, stesso prodotto, prodotto molto simile, perché non è neanche lo stesso, prodotto molto simile, brand differenti, prezzi differenti, consumatori differenti, si accompagna il cliente nelle varie fasi della sua vita. Ok, da qui si parte di marketing, quindi il marketing entra in vigore solamente dopo che si è studiato il branding. Giusto per fare raccordo rispetto ai termini che usiamo noi, marketing mix, noi ne parliamo in termini di marketing mix, quindi sviluppo delle leve. Quindi io lo chiamo marketing di contenuto, quindi il marketing è come si veicola il DNA del brand, quindi ogni brand ha un DNA, ok, e quindi il marketing è il codice del brand, quindi si parte dal video, oggi, foto, copy, che è scrivere, fino ad arrivare a un audio, quindi podcast. Tutto questo si chiama media company. L'ideale è avere in azienda un ufficio dedicato che vada a produrre un marketing nostro interno che venga poi utilizzato nelle varie piattaforme. Ok? Quindi il marketing di contenuto, oppure l'infomarketing, il marketing basato sulle informazioni, e il marketing è il processo di business per creare e distribuire contenuti di valore per attrarre ed acquisire il pubblico in target con l'obiettivo di guidarlo verso un'azione predefinita. Quindi la strategia di base è quella che ogni azienda possegga dei media anziché noleggiarli, ed è un processo continuativo per continuare a possedere clienti, quindi non facendo vedere pubblicità, ma dando informazioni. Il cliente possono essere utili in cambio di un'email o di un contatto, poi lo vedremo. Quindi è l'arte di entrare in contatto con i consumatori senza vendere. Poi vedremo la parte di vendita. In questo caso siamo nella fase dell'indottrinamento. Quindi affinché spingere il prodotto si consegnano informazioni che fanno sì che i clienti potenziali siano informati. Quindi ci deve essere poi una CTA, cioè una call to action, soprattutto per le PMI rispetto alle multinazionali, quindi abbiamo necessità di avere i dati del cliente affinché lo possiamo poi inserire in un sistema di repixel, retargeting, marketing automation, eccetera, eccetera. E qui abbiamo ricerche americane che ovviamente avvalorano la mia tesi esternamente, non mi smentiscono, quindi che l'80% dei compratori preferisce ricevere informazioni dell'azienda attraverso articoli anziché più pubblicità.
Ok, quindi anche in questo caso internet ha solamente accelerato il processo, ma non l'ha inventato, perché nasce nel 1895, nel 1900, quando Velfuro, che è un'azienda di produzione di trattori, anziché fare il catalogo prodotti, fece la rivista che distribuiva agli agricoltori, quindi marketing di contenuto. La stessa cosa fece Michelin. Ok, la guida Michelin nasce proprio da consegnare ai ristoranti, hotel, ai loro clienti, affinché bruciassero le gomme per andare in determinati tipi di ristoranti, così sviluppare un nuovo cliente continuativo. Red Bull, che sono i maestri di questo. E quindi le PMI come possono usarlo? Le PMI possono usarlo con l'uso di internet. Giusto per fare un attimo un focus, content marketing vuol dire costruire contenuti che sono utili e supportano, e che molto spesso vuol dire andare e ragionare nella logica del cliente. Quindi come faceva prima l'esempio dei trattori, non ti racconto solo di quanto siamo belli noi, ti faccio vedere il catalogo dei nostri prodotti, ma ti spiego e ti parlo anche di tutto ciò che sta intorno al tuo mondo come trattorista, come contadino, come imprenditore agricolo, ok? Quindi il tema è proprio cercare di, contestualizzare sia il processo di consumo, di scelta, l'acquisto, quali sono gli aspetti rilevanti per il vostro cliente, quindi non produrre contenuti che parlano semplicemente del vostro prodotto, ma di tutto quello che sta nel vissuto del cliente intorno a quel prodotto. E il vantaggio delle piccole e medie aziende oggi in Italia è la tecnologia e il costo di produzione che si è abbattuto, perché ovviamente non essendo Michelin o Procter & Gamble, io oggi posso usare internet per diffondere contenuti di qualità con un costo di produzione molto basso rispetto al passato. Ok, questo spalliamo un attimo di noi. Quindi noi abbiamo questi obiettivi, che è la brand awareness, nuovi contatti, quindi il marketing di contenuto serve per accrescere la notorietà della marca in confronti di pubblico freddo, che magari ha identificato una categoria ma non ci conosce. Acquisizione di nuovi contatti, mantenere i clienti fedeli alla marca, quindi ad esempio stampiamo una rivista come ha fatto Beforo e la mandiamo ai nostri clienti esistenti, dimostrare leadership nel settore e generare traffico al sito. I 7 rischi invece di fallimento di una strategia di content è non avere fiducia ovviamente alle proprie capacità, quella base, aver paura di fallire, settare la barra troppo bassa, non inserire una call to action, quindi non chiedere i dati del cliente in cambio di un qualcosa, quindi essere focus su un solo canale di distribuzione e non essere soprattutto consistenti nel tempo, perché un conto è vedere ad esempio il mio blog dell'azienda che è aggiornato a novembre 2018 o andare in un'azienda di un concorrente che magari ha iniziato un blog e ha scritto 5 articoli nel 2015 e ha smesso. Quindi ovviamente il consumatore due domande se le fa. Mentre questi sono i principi di successo della strategia di content. Rispondere alle domande, risolvere i problemi, essere consistenti, essere umani e avere un punto di vista. Ok, quindi questa è la qualità. E un'altra cosa importante del marketing è il riconoscimento pubblico che l'azienda deve dimostrare nei confronti dei clienti. Soprattutto i clienti di una certa determinata fascia di mercato necessitano e fa piacere la visibilità. La visibilità per diventare famosi o nel loro inner circle, se è business to business, oppure per generare un buon effetto di invidia, chiamiamolo così, oppure di rosicamento nei confronti dell'inner circle o della familiare, che è il motivo per il quale si vendono i prodotti di alta gamma. Questa è la verità. Quindi, ad esempio, qui siamo un'inaugurazione di un cliente in Francia, noi abbiamo Facebook, canale ovviamente Facebook, Instagram, YouTube, blog, dove andiamo a registrare gli eventi che i clienti nostri fanno. Ad esempio questa è un'inaugurazione, alle spalle c'è un nostro prodotto e noi abbiamo all'interno della nostra azienda una media company che produce, distribuisce contenuti audio, video e fotografici attraverso le mailing list, i social e i canali YouTube, il sito, quello a sinistra è il nostro cliente. Le fiere possono essere usate non solo per esporre i prodotti in quella determinata settimana, ma per dare visibilità ai clienti e riciclare il contenuto nella nostra piattaforma social.
talk show. Se andate sul nostro canale YouTube abbiamo un talk show dedicato a i progettisti e gli architetti, dove appunto il format è quello del talk show classico, dove andiamo a sì, ma non funziona perché era su Mac. Andiamo a simulare appunto un talk show, non parte il video, ma potete vederlo direttamente sul canale YouTube. Ok? Fa niente. No. Tanto è molto semplice, YouTube/rifa. Riconoscimento pubblico, ok? Una volta andato online si porta l'esperienza offline, quindi non basta l'offline, ma bisogna andare a lavorare anche offline, soprattutto sui clienti esistenti, rivista di settore come Referral o come Guida Michelin. Nel marketing è difficile inventare qualcosa, eh? Bisogna studiare la storia, gli esempi di aziende di successo e replicarli. E come vi stava per l'appunto, attraverso gli esempi che vi ha portato Matteo prima, farsi anche suggestionare, trarre spunti da contesti anche molto lontani da voi, no? Nel suo caso adesso ci ha portato esempi che arrivavano dal settore dell'automotive, diciamo, sì, ci sono delle affinità ma anche molte diversità rispetto al prodotto di cui si occupa Matteo, eppure da quelli ha colto una serie di spunti e suggestioni per capire come fare a costruire tutto quello che è l'attività di comunicazione dell'azienda basata sul content marketing. Che a livello manageriale, non solo di marketing. Quindi in questo caso ovviamente usiamo molto la piattaforma Facebook a rendere protagonisti i clienti, distribuzione del contenuto per i referral, che sono in gergo tecnico i migliori clienti che un'azienda può avere, perché sono i clienti che gli amici dei clienti che hanno già acquistato. E quindi anche in questo caso si va a stimolare con un tecnicismo chiamato lookalike, quindi carichiamo il file clienti sulla piattaforma Facebook e ci va a trovare il pubblico simile e sponsorizziamo il contenuto in target, ok, a clienti simili ai nostri clienti che già hanno acquistato. Quindi invece questo per quanto riguarda il consumatore finale, intervista in showroom, intervista a casa dei clienti, con cucine di sfondo, fotorealizzazioni e vitorealizzazioni. Questo perché, non essendo una multinazionale, la PM italiana, il marketing e le vendite arrivano molto spesso da referral oppure da testimonianze clienti. La testimonianza clienti è la cosa in assoluto più potente che un'azienda, soprattutto una PMI, può usare, se fatta nel modo corretto. Quindi, ad esempio, questa è una mia collega che si occupa di questo settore specifico dell'azienda, che è a casa di una nostra cliente in Toscana, che fa un'intervista dove parla bene dell'azienda e dell'esperienza che ha avuto e della sua cucina. Ovviamente i suoi amici, i suoi colleghi l'hanno vista e siamo in contatto per sviluppare il nuovo business. Piuttosto che questo video prodotti, questa è la villa toscana che abbiamo visto prima. Andiamo poi a pubblicare le case dei nostri clienti nel magazine cartaceo, quindi e ne stampiamo e distribuiamo, quindi diamo ulteriore riconoscimento pubblico al cliente che ci ha scelto. E quindi questo cerchio si chiude di marketing con gli eventi dal vivo. Gli eventi dal vivo insieme a la testimonianza dei clienti sono quella cosa che nelle PNI è fondamentale per convertire i fan della marca in clienti che comprano. Quindi live cooking, scopri le nostre cucine, conosci i nostri progettisti. Noi organizziamo a Milano, nel nostro showroom, una serie di live cooking, quindi con chef, chiamando i nostri clienti, i loro referral, facendo pubblicità su internet per andare ad attrarre un pubblico in target e andando non a parlare di prodotto di vendita, ma attraendoli tramite una dimostrazione di cucina che parte dalle 11 del mattino, termina alle 19 per rendere protagonisti i clienti in un contenuto. Dopodiché una chiave di successo è prendere, non avendo diciamo il tempo, la PMI, il tempo e le risorse per avere
diversi persone che si occupano di questa cosa, l'ottimizzazione delle risorse fa sì che è necessaria, fa sì che il contenuto principale debba essere editato in diversi formati per essere poi distribuito nei social media. Quindi questo è come noi lavoriamo, contenuto principale che è il contenuto lungo, quindi un live cooking, un'intervista, un talk show, Facebook diretta, blog, YouTube che diventa post e poi viene editato in diversi tipi di formati, 1:1, 16:9, 9:16, 4:5 per essere editato nei vari social di riferimento per attrarre nuovi clienti. In questo caso questa si vede invece la segmentazione del marketing RIFA diretto ai consumatori finali, quindi si partendo dalla conoscenza della marca, si attrae il cliente tramite un evento dal vivo, si parte poi una progettazione del negozio o una progettazione online per finire con la cucina a casa montata. In ogni punto della piramide il marketing attraverso inserzioni pubblicitarie online, offline, articoli, video, intercetta il cliente che è in queste determinate fasi. Questa è la piattaforma nostra internet dove abbiamo aperto l'anno scorso un'area riservata dove oggi abbiamo circa 5.000 utenti registrati, dove il cliente può ad esempio acquistare tramite una piattaforma di e-commerce i nostri accessori bagno, oppure una cosa molto innovativa che abbiamo portato, che sta funzionando e ha generato già al primo anno centinaia di migliaia di euro di vendita, di dollari, è la progettazione online, quindi dematerializzare un processo d'acquisto molto fisico portandolo online per poi riportarlo offline. Quindi in questo caso il cliente acquista un progetto, è seguito via chat, via video chat tramite uno dei nostri progettisti, si spedisce poi a casa un box materiali per incontrare il cliente in showroom già evangelizzato oppure chiudere anche successo la vendita online. E si parla di vendite importanti di un prodotto comunque complesso. Quindi per chiudere il cerchio abbiamo branding, marketing e vendita. Ci tenevo solo a farvi capire perché a risottolineare un aspetto che sicuramente è vincente nella formula RIFRA, perché Matteo, come dire, l'ha fatto scivolare come se fosse una cosa naturale, ma non so se avete notato quale tipo di lavoro c'è stato nell'identificazione anche delle tipologie di interlocutori, quindi sia dal punto di vista del proprio cliente, chi erano i propri clienti, quindi clienti business to business, clienti business to consumer, e quindi bisognava non solo fare delle proposte di valore per ciascuno di questi target, quindi evidentemente no, il grande costruttore newyorkese ha delle dinamiche, anche delle modalità con cui si può entrare in comunicazione che sono un po' diverse, anche delle ragioni con i quali può essere in qualche modo avvicinato, che sono diversi dal singolo consumatore, singolo cliente, come potremmo essere noi. Ma poi, come vedete, da questo deriva tutto uno studio e una articolazione anche della cosiddetta target audience, cioè come voi andate a parlare con questi clienti, quali sono i canali e i contenuti che dovete di volta in volta tarare con il cliente finale, quindi nel B2C ragionate utilizzando informazioni sul prodotto, lavorate su alcune tipologie di canali, lavorate con il live cooking e poi editate quei contenuti e li distribuite in una determinata maniera. Su quegli altri clienti lavorate tutto in termini anche di referral attraverso gli architetti, quindi lavorando attraverso anche quelli che sono tutti, come dire, i facilitatori della relazione con quei clienti, e questo lui l'ha fatto scivolare un po' così, ma di fatto il lavoro grosso sta anche lì, cioè parlare con tanti interlocutori a tanti livelli diversi e ad ognuno dare un contenuto stimolante, avvincente, accattivante, che possa spingere a dire: ma perché non mi compro la cucina, diciamo un leader del settore, non so, Valcucine, ok, mi devo comprare una RIFRA. Ok, perché il tema è questo, e che è un po' la sfida che vi sta proponendo Matteo, che hanno molte delle, gran parte delle PMI oggi, di trovare un proprio posizionamento, di riuscire a parlare con gli interlocutori giusti e in qualche modo accreditarsi come riferimento forte e stabile, e quindi creare dei contenuti ad hoc per ciascuno di questi.
il ciclo si chiude con la vendita, che è il processo finale, quindi dare un prodotto in cambio di soldi tramite una fatturazione. Quindi anche in questo caso bisogna sempre pensare out of the box, cioè cosa vuol dire? In questo caso noi nella vendita business consumer non abbiamo aperto gli showroom su strada per attrarre traffico in strada, ma abbiamo aperto showroom, ad esempio in centro Milano, al secondo piano di un palazzo prestigioso, ed è il nostro modello di business, stessa cosa che faremo a Bruxelles, stessa cosa a Miami, stessa cosa a New York. Perché? Nel quadrilatero della moda. Per attrarre clienti che solamente sono stati, noi vogliamo clienti che siano già stati indottrinati dal marketing, non vogliamo clienti che ci conoscono perché abbiamo una vetrina, quelli non ci interessano, perché è molto più difficile la chiusura della vendita. La chiusura della vendita è facilitata nel momento in cui il prospect, il cliente interessato, si è fatto tutti i processi di marketing, da Facebook a YouTube a online, eventi dal vivo offline, funnel di email marketing, e solo in quel momento interviene la vendita, cioè un progettista, ok? Perché se si parte a freddo c'è la montagna da scalare a mani nude. Il cliente, bisogna sempre, l'obiettivo dell'azienda è sempre parlare solo ed esclusivamente con clienti caldi, scaldati dal marketing. Dal marketing che abbiamo visto prima, perché col cliente freddo ci si mette il triplo della fatica e molto spesso non si chiude. Abbiamo le statistiche a questo riguardo. Okay? Quindi il branding e il marketing servono, il marketing soprattutto serve a scaldare il cliente e farlo trovare pronto, ok, alla vendita, al consulente, che poi non è così perché c'è sempre ovviamente la trattativa, però è molto facilitato perché è il cliente che sceglie noi e non viceversa. Questo ad esempio sono determinati tipi di inserzioni che facciamo per scaldare i clienti. Qui abbiamo l'inserzione, anche in questo caso c'era un video, ma potete vederlo su Facebook, dove sponsorizziamo la progettazione online con l'acquisto diretto su una landing page dedicata da Facebook, piuttosto che inserzione pubblica. Questo poi è il box che spediamo a casa dopo che il cliente ha speso 500 euro per una progettazione online, cosa che invece nei punti vendita tradizionali è gratuita. Noi appunto la facciamo pagare, perché il concetto di vendita professionale è la squalifica del cliente in target. La vendita è squalificare il cliente fino a quando non si parla con i clienti in target, e la vendita professionale è vendere solamente a clienti in target a cui è stato fatto il percorso di marketing. Quindi questa è una cosa che spediamo a casa al cliente insieme alla progettazione per poi incontrarlo nello showroom. Oppure l'altra vendita è il business to business, quindi come diceva Francesca prima, in questo caso si parla direttamente alle aziende, e anche qua abbiamo un marketing dedicato con inserzioni specifiche e eventi dedicati, e in questo caso non c'è uno showroom, ma è la persona che va a incontrare il cliente nella sua azienda o sul campo. In questo caso sono io sul cantiere di New York, quello che avete visto prima all'inizio, che si è trasformato in un bellissimo palazzo con i nostri prodotti all'interno. Okay? Quindi vendita, la grande differenza tra il business to business e il business to consumer non è tanto nel marketing, perché entrambi devono essere indottrinati, ma il fatto che il consumer viene nei nostri punti vendita, invece nella vendita business to business è l'azienda con i suoi rappresentanti che si muove per fare delle presentazioni, per stringere degli accordi in trasferta nelle sedi dei clienti. Ok, questa è la mia presentazione, quindi si parte dal branding per arrivare al marketing, per arrivare alla vendita. Grazie. Una cosa importante da dire, non ve l'ha portato come esempio, ma un esempio importante del fatto che lavorando sui contenuti e parlando correttamente ai propri clienti si ottengono dei risultati diversi, sta anche nel fatto che, come diceva Matteo, nelle piccole... Scusate ragazzi, non è ancora finita, gentilmente, aspettate un minuto, grazie.
se lavorate nel modo corretto, anche una PMI che ha un budget decisamente più contenuto rispetto a una grande azienda, no? Che può avvalersi di budget milionari, può riuscire ad ottenere degli obiettivi anche in termini di comunicazione di rilievo. Un esempio è stata una loro pubblicazione, la pubblicazione di un articolo su Ritra su New York Times di qualche tempo fa, assolutamente non a pagamento. Se avessero dovuto pagare uno spazio di quel genere, sarebbe costato di più. Sì, poi c'è tutto il discorso relativo alle pubbliche relazioni. Con una buona campagna di pubbliche relazioni che è necessaria insieme al marketing, noi siamo finiti su Repubblica, Corriere della Sera, Fortune, fa poco New York Times, Florida Design, che è una strategia necessaria, quella della publicity o delle pubbliche relazioni, da affiancare l'advertising per lavorare nella testa del cliente prospect. Okay? Si va a colpire la psicologia attraverso le inserzioni pubblicitarie dal basso e prima un lavoro di pubbliche relazioni per far crescere il valore del marchio nella testa del cliente sui principali media, non a pagamento, perché a pagamento si chiama advertising. La publicity invece è generare l'attenzione dei media per raccontare una storia, quindi l'azienda deve essere in grado di raccontare una storia che sia pubblicabile dalla stampa. Okay? In questo caso la tenaglia si chiude come la tenaglia, okay? C'è la testa del cliente, poi c'è la tenaglia composta da pubbliche relazioni sopra e advertising sotto. È così, ragazzi, che se non si prende la testa del cliente il prodotto non si vende, soprattutto se è a prezzo alto, perché il cliente ragiona a prezzo alto o il prezzo più basso del mercato, cioè o il prestigio, ok, ti do X ma sono prestigioso perché ho un iPhone di ultimo livello, un determinato o un orologio autovettura, o se no prendo il prezzo più basso che c'è sul mercato. Quello che sta soffrendo è la fascia media. E per fare, ovviamente in Italia non si può fare la fascia entry level perché chiudi, bisogna fare necessariamente la fascia alta. È magari antipatico da sentirsi dire, ma la verità è questa. E il consumatore non compra un prodotto di fascia alta perché è fatto bene o è tecnologicamente avanzato, perché lo dà per scontato, ma lo compra per raccontare una storia e dimostrare il suo successo al suo inner circle, amici, familiari, parenti. Questa è la base. È lo storytelling. Poi fare content marketing proprio per questo motivo. Anche penso che l'esempio adesso di Rifra ci aiuti proprio anche a capire come realmente anche le PMI che si trovano di fronte al grande ostacolo possono avere una strategia di marketing e di comunicazione di successo, pur avendo dei budget decisamente più contenuti. Quindi sfatiamo uno dei miti: il marketing non è un mestiere e un'attività che deve essere o che è confinata a chi ha grandi budget a disposizione. Può essere anche dominio di una piccola e media impresa che però decide di orientarsi complessivamente al marketing e quindi di creare contenuti di valore per i propri clienti. Ok? Ci sono altre domande? Dubbi? Ok, grazie a tutti. Yeah.